Giusto per confermare ovviamente che il Comune di Mandato Riccio è assolutamente contrario a questa iniziativa. L'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, sia allorché il tentativo di realizzare la discarica da parte della Bieco si voleva appunto effettuare a Mandato Riccio, sia quando la stessa Bieco ha intrapreso questa nuova iniziativa su Scala Cena. Certo, mi sto rendendo conto che la situazione comincia un pochettino ad attorcigliarsi su se stessa, perché nonostante ci siano degli atti, ci siano delle attività, siamo arrivati a un punto probabilmente in cui non capiamo bene quello che sta succedendo. Perlomeno io comincio ad avere più di una zona d'ombra. È chiaro quello che dicevano i colleghi sindaci, quello che diceva Aiello, e questa è una zona oramai destinata ad essere lasciata a se stessa. Io mi sto facendo una mia idea, ma l'ho detto anche qui in questo centro sociale l'anno scorso, un anno e mezzo fa, pare che ci sia un disegno su questa zona di completo abbandono. E i fatti che si stanno evolvendo confermano queste perplessità. La discarica, il tentativo di realizzare la discarica si sposa con la crisi che c'è in questo sistema in Calabria. La provincia di Cosenza, la regione Calabria, ha bisogno di trovare un sito, più di un sito nel quale realizzare appunto un nuovo impianto. Io dico, e me ne assumo la responsabilità, tanto più questa cosa va bene quando la Regione formalmente dice non è colpa mia se si realizza, non l'ho voluta io, non è una discarica pubblica. La cosa che ovviamente ci preoccupa e ci dovrebbe preoccupare ancora di più, perché questa cosa sta andando avanti nel disinteresse di tutte le autorità sovracomunali, perché poi si dice il comitato dei sindaci, il sindaco di Scala Cena, vabbè, i sindaci di questi 5, 6, 7 comuni della zona, però poi è lecito chiedersi di fronte a questa operazione che oramai non è più assolutamente una cosa sotterranea o fittizia, è una cosa evidente, che si sta realizzando questa discarica. Dove sono? Che cosa hanno detto? E che cosa hanno fatto le altre autorità? Giustamente Aiello ci faceva riferimento a questo. Noi abbiamo, ribadisco anch'io questo concetto che è stato detto dal sindaco di Cariati e dagli altri, noi non siamo tendenzialmente contrari, saremmo degli sciocchi amministratori se avessimo questa intenzione. Noi siamo convinti che è necessario proporre un sistema virtuoso di raccolta dei rifiuti. E noi siamo stati tra i pochi comuni della zona, ecco perché la cosa mi preoccupa ancora di più, siamo stati tra i pochi comuni della Regione Calabria, questo gruppo, a fare una proposta operativa, a dare una disponibilità per appunto la gestione e la raccolta di questo servizio. Non abbiamo avuto nessuna risposta né dall'assessore Pugliano né da dirigente del Dipartimento. Quindi è una questione che mi preoccupa. Non ho ancora capito, l'amico ingegnere qui, non ho ancora capito questo atteggiamento della Procura della Repubblica di Rossano, che sarebbe anche utile cominciare a verificare bene, perché la cosa strana è che in 3 giorni si archivi un faldone che perlomeno dalla voluminosità dello stesso avrebbe meritato un minimo di attenzione. No, è archiviato. Non è così. E beh, io ho letto quello che mi hanno detto il tuo collega. Io le dico, le do il documento. E qua dice allora, glielo posso leggere dalla Procura. Sì. Rilevato che trattasi di fatti per i quali sono stati già avviati altri procedimenti. Ma questo è contro quel fortino, invece questo qua. No, è contro quale fortino? Che m'ha fatto lei? Il primo, quello relativo alla realizzazione della discarica Pipino, recante, numero eccetera eccetera. Quello che lo rimette a Catanzaro, sì. Mi stai leggendo? Sì.
Allora, io c'è un procedimento a carico di tale Squillaciotti Rosanna. Era la dirigente, direttore, era la dirigente. Non è stato archiviato niente, solo che la denuncia del sindaco alla procura è arrivata un anno dopo rispetto a quella presentata dal comitato. E la Valle Fuoco, la dottoressa Valle Fuoco, aveva fatto le indagini, aveva... Vabbè, non c'è problema, se è questo che stai dicendo... Allora mi confermi, no, io non le so queste cose, cioè c'è un decreto di archiviazione. Aspetta, allora, se gli atti, io ho chiesto prima all'ingegnere se questi aspetti relativi alle procedure strane eseguite dalla regione, no? Se sono comunque nell'esposto che avete fatto voi, al di là di altre vostre perplessità che certamente avrete sottolineato. Allora, se sono in quell'esposto, è in piedi un procedimento penale. Se è in piedi un procedimento penale, gli avvocati che ci sono, mi pare, ho sentito dire che c'è un avvocato del comune di Scalacelli e avvocati vostri. Avete indicato un avvocato che... No, nell'esposto c'è solo il nostro avvocato. L'esposto sì, avete degli avvocati, sto dicendo. Sì, certo. E allora bisogna bisogna immediatamente portarsi presso la procura che sta indagando su questa cosa. Seguite questo esposto, perché comincia ad essere l'unica via per poter far andare avanti questo procedimento penale. Dopodiché io sono pronto a venire a Catanzaro, dirà al suo avvocato, ai vostri avvocati, se avete avvocato, il sindaco di Mandatoriccio vuole conferire con il procuratore che sta indagando su questa cosa perché vuole dire le perplessità di cui ha conoscenza sul procedimento, vuole essere sentito su questo. Io sono pronto. Non ho difficoltà a venire a dire tutte le cose che ci sono oscure, che sapevo esistenti dall'inizio e sulle quali secondo il mio modesto parere merita indagare e merita approfondire. Quindi, non c'è problema a dire. L'importante, la mia preoccupazione era che esistesse solo un procedimento che fosse stato archiviato, ma siccome non è stato archiviato, siccome siamo su Catanzaro e mi pare tra l'altro che la sede competente ad indagare eventuale manchevolezza da parte della regione Calabria è quello il giudice che lo deve fare, andiamo lì, io sono pronto e i sindaci mi permettono, insomma addirittura Aiello ha detto di fare un sequestro generalizzato della cosa, siamo pronti, perché anche perché vogliamo essere sentiti, perché a noi la cosa che ci dà più fastidio e che i cittadini devono sapere è questo fatto che le autorità regionali si sono completamente defilate da questa cosa, si sono completamente defilate, quindi noi rivendichiamo di... Filippo, bisogna effettivamente... perché questo è l'unico, a questo punto è l'unico appiglio, è l'appiglio più serio che abbiamo, l'esistenza di questo processo penale. Andiamo lì, facciamo una richiesta tramite l'avvocato di chi sta seguendo queste cose per essere sentiti, perché in relazione alle cose che Mario Salvato come sindaco di Scalacelli ha già detto, perché non c'è, e che noi abbiamo sottoscritto, rilascio di autorizzazione, periodo sospetto, protocolli inesistenti, i tempi eccetera eccetera, andiamo lì e le diciamo, ci facciamo sentire, ci facciamo convocare da questo magistrato al quale evidentemente chiederemo un intervento d'autorità in quella sede, perché il magistrato un intervento penale al magistrato penale che potremmo pure chiedere, guardate che stanno andando avanti le cose nell'attesa, e poi solleciteremo un intervento. Questo è il primo. Poi abbiamo questo ricorso straordinario la cui tempistica è quella biblica. La preoccupazione rimane perché indubbiamente questa questione, in modo come dicevo prima fittizio, sta piano piano andando avanti, perché le cose sembrano arrivate a un punto preoccupante. Non c'è dubbio, Mario, che il sindaco di, per quanto posso dire io, che il sindaco di Scalacelli voglia fare un supplemento, voglia avere un supporto tecnico per questa ordinanza, io non ci vedo niente di male, anzi è un elemento rafforzativo rispetto a quello che sarà l'ordinanza che dovrà essere presa, perché non c'è dubbio che qui va presa un'ordinanza perché è un'opera abusiva, quindi si dovrà fare un'ordinanza di demolizione delle opere che sono state illegittimamente eseguite e quindi di ripristino della situazione. Questo non significa che ci voglia un mese per fare mezza giornata, si chiama un ingegnere, si fa...
Oh, si fa, si mezza giornata, si chiamano ingegneri, si fa fare una relazione, vista la relazione, vista, considerato che A, B, C, D, ordina la demolizione. Tu sei molto bravo a fare queste cose perché ti riconosco, e quindi non penso che le due posizioni siano distanti. È giusto che, essendoci dei responsabili non tecnici, è giusto che si supporti l'ordine che dovrà essere preso dal responsabile da un parere tecnico di un certo peso, per cui lunedì, martedì notificheranno questa ordinanza, e non c'è dubbio che si avrà un ulteriore passo avanti. Ma io penso che ci dovremmo fare sentire sia in regione, sia questo aspetto della procura, sia in la regione, sia finito.